Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo tornati da Sierra. Allora ragazzi, oggi è 1° luglio, credo, da voi, sì, perché io sto registrando molto prima, quindi oggi è finito il Pride Month, ma per me no, perché io sto registrando oggi che è 25 giugno, quindi io sono ancora nel Pride Month, ma ricordatevi ragazzi che è molto importante, loro dicono il mese dell'orgoglio, per me è Pride ogni giorno della mia vita, ormai da tantissimi anni, e io sono orgoglioso di essere ciò che sono e voglio passare questo messaggio che dovete essere orgogliosi di ciò che siete, vivere la vita per come siete ogni giorno della vostra vita, perché la vita è una sola e va vissuta al meglio. Quindi volevo fare questa intro oggi ragazzi, dedicata a tutti voi, dedicata a tutti noi che viviamo la vita nella maniera più coerente con la nostra persona. Quindi, detto questo ragazzi, vi volevo anche dire che questo è il secondo video che faccio senza barba e devo dire che da quando ho fatto la barba la mia pelle è iniziata a crollare come se fossi Donatella Versace, nel senso che mi sto riempiendo, non so se lo vedete dalla telecamera, spero di no, perché io non uso truccarmi prima di andare in scena, diciamo, di registrare i video. La mia pelle sta iniziando a decadere, ho la pelle secchissima intorno alla barba, qui sul naso mi stanno uscendo i punticci che non ce li avevo da tipo dal 2005, da quando avevo tipo 13 anni, e quindi niente ragazzi, spero che ricresca presto questa barba e che il mio corpo si rimetta, la mia pelle si rimetta, perché io sono abituato ad avere una pelle bellissima. No, bugia, sto scherzando, non ho una pelle bellissima, però non ho mai avuto di questi problemi, di questi inestetismi. Comunque, siamo arrivati da Sierra, ragazzi, tra un po' ci sarà un ulteriore caricamento che si è appena svegliata, per fortuna. Avevo lasciato la partita, sto registrando, non ho mai toccato questa partita. Che cosa fa lei? Gira intorno per casa. Non avevo toccato più questa partita da quando ho registrato con voi, ma l'avevo lasciata in maniera tale che lei si potesse svegliare appena entravamo in game, quindi sto migliorando. D'altronde ragazzi, questa casa, questa scelta di andare in questa casa è piaciuta veramente a tutti, sono contentissimo perché sono contentissimo di questa casa, e oltretutto credo che io questa casa che ho scaricato dalla galleria e poi l'ho modificata un pochino, la metterò nel mio file di salvataggio che tutti ormai tra virgolette mi state chiedendo, nel senso che ormai questa cosa di costruire insieme vi sta piacendo un sacco, quindi sono veramente contento di questa cosa raga, perché ci tengo tanto a fare un file di salvataggio fatto bene. Però ovviamente non so se lo farò. Masami che ancora non ha imparato a non... vabbè, senti, bevi dal cesso. E dicevo, questo file di salvataggio penso che la prima versione, raga, ve la lascerò appena avremo fatto Willow Creek, Oasis Springs completate e magari una terza città. Ora non so se è New Crest, perché io New Crest la vorrei lasciare un po' libera, oppure magari una terza città, magari, non lo so, Windenburg, capiamo, o magari... potrei fare proprio questa, potrei fare Evergreen Harbor. Amo quanto dura la doccia, la faccia che siamo Evergreen Harbor per, come si dice? Ah, la gente... Oh. Non è che siamo Evergreen Harbor, niente, lei tutto oggi si doveva fare la doccia. Senti, le ciò... Mamori, patatini! Che si fanno le coccoline, adoro, adoro. Lei dovrebbe uscire incinta, raga, nuovamente, spero. Ma lei, ma ti vuoi sedere come le persone normali, tutto a posto? Allora, in tutto questo noi abbiamo la bimba qui di Peggy. Guardate, si fanno le coccole tutte insieme, ma sono troppo teneri i patatini. Comunque lei spero cresca presto. Comunque le ciotole sono abbastanza piene, anche perché oggi andremo, ragazzi, finalmente lavoreremo. Sì, lavoreremo con Sierra, faremo il nostro giorno di lavoro, dobbiamo risolvere un altro caso per cercare di ottenere la promozione, che siamo fermi ormai da un po' di episodi a livello 5 della carriera, il che non va per niente bene. Comunque amo, se vai anche a fare la pipì come una campionessa, andiamo al lavoro belli, perfetti, così non ci dobbiamo poi stare a preoccupare dei tuoi bisogni urgenti. Ovviamente amo, niente, la sporcizia proprio tutto a posto. Allora fai la plin plin,
Poi secondo me tu vai a lavoro alle 9, Rossi, quindi abbiamo un paio di orette da passare, asciugare e potremmo spazzolare. Oddio, riempiamo la ciotola. Oddio, Masami deve essere lavata, raga. Quindi magari poi quando torniamo da lavoro potremmo lavarla, eh. Asciughiamo la ciotola, no, non fare con Bobo a sto giro. Patatina, anche tu devi essere lavata. Fai una ramanzina sui giochi delle pozze. No, diamo un grande dolcetto, dai, se riusciamo. Riempio le ciotole perché non voglio andare a lavoro senza aver riempito le ciotole. Forse dovrei mettere una vasca qui, ragazzi. Per i cani, per l'appunto. Secondo me potremmo, magari. Tanto c'è lo spazio. Ah, ma riempi anche questa, scusa. Adoro, adoro. Raga, oggi siamo un po' pavoniche, ve lo dico. Mi sento un po' pavona con la nostra Sierra. Quindi un po' bella, un po' chic. Bellina. Vabbè, per fortuna abbiamo riempito almeno una ciotola. Perché adesso dovrò accettare di andare a lavoro. Ma forse ce la fa. Zitti che forse. Voilà! Ok, sì. Partecipiamo alla giornata di lavoro. E ci trasferiamoci, ci catapultano nel nostro bel. Nella nostra bella stazione di polizia. Come possiamo vedere, ormai la nostra Sierra, vedete, è un po' pavonica lei, perché appunto, oddio, mi piaceva però tutta quell'immagine. Cosa sta andando a fare? Naviga su int, interroga il sospetto, discuti le teorie del caso con i colleghi. Allora, siccome qui abbiamo un Eric Lewis, sta anche suonando, adoro. Discuti delle teorie del caso con Eric Lewis, così almeno dovremmo riuscire. Ecco, lei ora deve andare qui, giustamente. Ma io volevo. Eccola, beh. Ah, era andata qui a controllare Becca, patatina. Adoro, adoro. Vieni qui e parla con Eric Lewis. Vabbè, c'è bisogno di andare lì così lontano? Vabbè, va bene così. Oddio, ma lei sembra Sierra. Amo, possiamo parlare con Eric Lewis oppure abbiamo bisogno di un incentivo? 2 ore per fare discuti delle teorie del caso. Perché c'è questa tipa, Zoe Patel, che è una civile. Ok, stiamo parlando con il nostro collega. Discutiamo delle teorie del caso con i colleghi e dovremmo riuscire. Poi ci dovremmo allenare per un'ora. Io direi. Ragazzi, ditemi che il capo. No, è un assistente. Vai di pattuglia o allenati per un'ora. Io a sto giro, raga, mi voglio allenare per un'ora. Esercitati nel pugilato, via. Scusate, perché anche questo fa parte del lavoro di Sierra, quindi ci sta che lo facciamo. Però, amo, ti devi dare una mossa, eh. Cosa stai guardando? Dai, amo, devo mettere due. Non volevo mettere la velocità, la super velocità. Vabbè, al massimo, raga. Rimango un po' in più, faccio un po' di straordinario. Guardate tutti i nostri. Ma lei non è che il nostro. Comunque non abbiamo risolto un caso noi qui, ovvero la mancanza del capo. Non c'è un capo, ragazzi. Ma come mai? Lui è diventato di colpo un assistente, Niccolò Galli, quindi non è più un assistente di qui, ma è diventato. Cioè, gli hanno dato la divisa. Eccola lei che si sta per allenare, credo si cambi. Lei è un detective senior, ragazzi. Bitterwick's Alfness. Adoro che fa tutte le mosse, adoro. Ma, cioè, lei comunque, ragazzi, si allena, va bene, ok, però non è proprio il massimo, la nostra Sierra. Scusate, andrà un po' bloccato, ma io volevo fare un po' di fotine, visto che ci troviamo. Magari ne trovo una carina poi quando finisco. Ne avrò fatto 200 tipo di foto. Ci siamo allenati per un'ora. Sì, prendi il verbale della polizia da un civile. Allora, smettiamo di fare il fatto, anche se stava per raggiungere l'abilità. Comunque, basta allenarti perché ci serviva un'ora. Vediamo se ci sono civili, altrimenti andiamo di pattuglia, raga, che forse per risolvere il caso ne avremmo anche un po' bisogno. C'è Zoe Patel, potremmo prendere. Prendi il verbale di polizia, dai. Stiamo facendo sopra e sotto, sopra e sotto. Ah, dai, che si è sbloccata un po'. Sierra sta andando avanti, dai, dai, dai. Allora, ragazzi, io non so se riusciremo in questo episodio, però ho intenzione, perché comunque dai vostri commenti ho capito che voi volete la nostra Becca. Anzi, Becca, non la nostra, però volete Becca in casa, quindi sicuramente chiederò a Becca di venire a vivere in.
insieme, magari, anche perché appunto c'è bisogno. Lo sta? Ecco, lei, suo fratello se n'è andata, lei è un altro civile, spero. No, non è un altro civile. Beh, ehi, tutto a posto? Va bene, allora Zoe Patel se n'è andata, quindi io direi che possiamo andare di pattuglia, raga. E quindi ciao e arrivederci. Andiamo di pattuglia e stica. Devo dire che questa serie ha un po' di caricamenti, perché per andare da una parte all'altra effettivamente servono dei caricamenti. Spero non troppo lunghi. Tra l'altro voi sapete che caricamenti io ne approfitto per parlare con voi. Oltretutto, raga, io già vi avviso, ora siamo già a luglio, però come ho detto negli ultimi episodi, ci potrebbe stare che io riduca un po' la quantità di video, perché uno, ricomincio a lavorare un po' più in maniera serrata, due, mi sta nascendo la nipotina, quindi spesso sarò da mia sorella a darle una mano, e tre, è estate e inizia a fare caldo quando registro, quindi vediamo un po' quello che riesco a fare. Allora, toc toc, non so cosa abbiamo sbloccato, raga. Comunque siamo qui da questi tipi e noi dobbiamo emettere un mandato di comparizione e trascorrere 2 ore di pattuglia e chiacchiera con i civili. Allora, io direi che possiamo presentarci amichevolmente a questa tipa, ma siamo in casa loro praticamente. Eh sì. Ma noi dovremmo essere qua di pattuglia in questa strada praticamente. Ok, chiacchiera con altri civili, c'è un po' di gente, vieni qui, è tipo presentazione amichevole. Praticamente siamo sulla strada qui di, non mi ricordo come si chiama questo posto, effettivamente. Come si chiama la città, quella dei maghi? I don't know, non mi ricordo, raga. Trascorri 2 ore di pattuglia e metti un mandato di comparizione. Allora, Adula, visto che ci troviamo, secondo me... Se noi chiacchieriamo, comunque, cosa succede? Nulla. Amo, ma stai flirtando con me? Emetti un mandato di comparizione e trascorri 2 ore di pattuglia. Ma dovremmo prima cercare della gente che sta facendo un po'... No, vai qui e facciamo un po' di... vediamo un attimo la gente, se appunto fa un po' a botte. Siamo vicino a casa di quelli, però... Lì c'è il tipo della magia. Devo dire, molto bello questo... Vai, vai qui, vai. Che magari riusciamo a capire. Guarda, lei è un po' una camminata da dura, ragazzi. Guardate un po' se la crede proprio. Adoro, adoro Sierra Moss. Mi piace un sacco. Io sto seguendo quella tipa perché mi sembra un po' incazzata. E quindi la sto seguendo. Questa cittadina poi tra l'altro è molto carina. Mi piace un sacco, ragazzi. Andiamo sul ponte, dai. Tanto devo fare 2 ore. Eccola. No, quella sta un po' scappando da noi. E volevo capire perché. C'è un po' di gente che litiga. Andiamo noi di pattuglia, raga. Qui non è che sta succedendo. Forse in questo parco potremmo cercare delle rane innanzitutto. E magari sperare che qualcuno faccia botte. Cioè, ma si può sperare che qualcuno faccia botte? Qui c'è una signora con la Gepier. No, vabbè, ma che tipo... Scusate, ma è un uomo? Adoro! Ma non è una gepiera, è un pantaloncino, solo che lui è un po' altezzoso, in effetti. Comunque, lei sta camminando tranquillamente, ci sono delle zone di pesca, ci sono queste casette. Molto, molto bello questo vialone, eh? Torna alla stazione di polizia e metti un mandato di comparizione. Vabbè, io direi a questo punto che puoi tornare alla stazione di polizia. Ma si può andare di pattuglia e non succede niente? Noi dobbiamo risolvere un caso come obiettivo del giorno, ma se noi il caso non ce lo danno è un po' un problema, raga. Vediamo se possiamo interrogare qualcuno, magari, non lo so. Come faccio a risolvere un caso se non succede nulla e non mi chiamano? Forse dobbiamo andare alla bacheca, perché adesso iniziano a diventare un po' più complicate le cose. È un po' come quando fate la carriera del medico e vi dice fai partorire 3 sim. Eh sì, ma ci devono essere le sim incinte, tipo, no? Quindi iniziano a comparire un po' di cose che poi all'atto pratico bisogna dare un po' di carne al fuoco, se no non si fa niente. Comunque io adoro Sierra. Pensavo fosse una serie che non avrei portato avanti. C'è stato anche un attimo dove ho detto perché le visualizzazioni per Sierra non sono altissime. Però devo dire che io amo il personaggio, amo questa idea di giocare con Detective, anche perché non lo farei mai in un gameplay normale, perché tipo nella Legacy se mi metto a fare pure una carriera attiva abbiamo finito, cioè non andremo mai avanti, e invece volevo appunto... Solo che oggi il mio computer sta facendo un po' di caricamenti troppo lunghi, sinceramente. Comunque vediamo un po', al massimo
taglio. No, ecco. Vedi, bisogna farlo prendere, bisogna fargli prendere paura al mio computer. Interroga il sospetto, oppure discuti e prendi le impronte digitali. Ma se noi andiamo giù, c'è un sospettato? No, tipo se io vado qui, posso, impronte digitali, libera dalla cella, rinchiudi in cella, perquisisci il sospettato. Non è che ci sia molto. Allora, aspetta, facciamo così. Impronte digitali che tanto me le chiede. Ok, lei cerca di tornare sempre qui, ma in realtà no. Qui cosa abbiamo? Deduci un nuovo indizio, emetti un avviso a tutte le unità, raggiungi la scena del crimine. In effetti avremmo potuto, però io non posso non fare la giornata lavorativa, i compiti della giornata lavorativa, anche se io devo risolvere due casi. Però se non vado avanti, forse domani dobbiamo raggiungere per forza la scena del crimine, raga, perché sennò. Cioè non si va avanti. Tra l'altro qui ce ne, ci sono. No, ci sono i soliti quattro sempre. Adoro. Vai, amo, libera. Cioè, apri questa cazzarola di cella, grazie. E andiamo, dai. Vieni con me, tipo. Vada avanti, forza, forza. Abbiamo bisogno delle impronte digitali del tipo. Potremmo dedurre un nuovo indizio, magari, che dite? Ma lui tra l'altro è anche tanto carino, sembrerebbe. Tipo, scatta scatta una foto segnaletica di lui per l'appunto. Visto che sei qui, ti scattiamo anche una bella foto. Ti scatterò una foto ed è subito momento Tiziano Ferro, raga. E dai, amo, forza, ma do 2 ore per fare. Ecco, questa cosa non l'ho capita. Non so se è un problema del mio computer, ma i sim sono un po' lenti a fare tutte le variazioni. Comunque, volevo dedurre anche un nuovo indizio, quindi io eviterei di fare proprio la foto al tipo. Ah no, la sto facendo, vabbè. Vabbè, ci sta, dai, ormai l'abbiamo fatta. Grazie, e vado in cella. Aumenterei la velocità perché, ma do 2 ore per fare il fatto. Comunque mi piace che lei cammina così, raga, sta proprio dentro il personaggio la nostra Sierra, mi piace un sacco. Comunque io inizio a cioè, un caldo, raga. Infatti poi dovrò provare anche a registrare col ventilatore acceso perché io ovviamente non ho l'aria condizionata in casa. E quindi devo provare assolutamente a registrare col ventilatore acceso e capire se si sente poi nella registrazione o meno. Comunque, i civili che si siedono alla reception, vogliamo parlarne? Cioè, ma tutto a posto, amo. A far vedere che, cioè, noi siamo, va bene, un po' liberi. Agente, becca, becca, becchina. Che poi becca fa il nostro stesso lavoro, raga, me ne ero dimenticato. Sierra non ha saputo dedurre alcun nuovo indizio. Emetti un avviso a tutte le unità, così. Dai, magari riusciamo a risolvere il caso, ti immagini, speriamo. Salve, buongiorno, questi sono gli indizi che ho. Raggiungi la scena del crimine. L'abbiamo messo? Sì. Vabbè, avremmo finito anche. Ah! Dove stiamo andando? Nella scena del crimine, forse. Ma dai, io queste cose me le dimentico sempre ogni volta che gioco. Ma com'è questo fatto, raga? Secondo me sì. Cioè, secondo me stiamo andando nella scena del crimine. E magari riusciamo anche a risolvere il caso, che ne so. Magari ci facciamo un po' di straordinario al lavoro. Comunque, ste cavolo di puntate sono tutte dei caricamenti. Secondo me, raga, io i caricamenti dalla prossima volta li dovrei proprio tagliare. Devo stare zitto, mi devo censurare. Oddio, cos'è questa musichetta ansiogena? No, vabbè, mi devo censurare e devo tagliare i caricamenti. Allora, avviso a tutte le unità, in questa zona è stato avvistato un sospettato che corrisponde alla descrizione dell'avviso a tutte le unità. Chiedi in giro per scoprire se qualcuno sa guidarti verso il sospetto. Prima di eseguire un arresto, usa il taccuino per leggere la descrizione del sospettato. Ok, allora, c'è lui di nuovo, per l'appunto. Chiedi del sospetto. E poi il taccuino lo troviamo qui, credo, vero? Dimmi che il taccuino dov'è? È questo il taccuino. Infatti, qualche tempo fa ho visto la June sim somigliante. Amo, mi devi dare degli indizi. Il sospetto è ambizioso, è adulto ed è un maschio. Ok, ma se noi tipo provassimo a amichevole. Chiedi della sua giornata. È l'ora più felice per il. No, non ci interessa.
Vediamo se ci sono altre cose, perché questo è adulto e questo è anche adulto. Ovviamente sono tutti adulti e saranno tutti ambiziosi. Chiedi del sospetto, raga. Io chiederei del sospetto alle persone. A questo punto ci terminiamo il caso. Vediamo se lui sa di qualcosa in più. Lui non sa niente. Vediamo. Vai, Sierra, attacca. Qua ci sono quattro adulti, raga, io spero di non sbagliare come al solito. Comunque questo bar è carinissimo. Lei si siede proprio insieme a loro, adoro, e a questo punto direi che possiamo... Perché non chiediamo a lui del sospetto? Scusate. Chiedi del sospetto. Oddio, lui ce l'ha indicato. Ora che ci penso, ho appena visto una persona simile proprio lì. Siamo, ma io voglio altri indizi. Tipo, se mi dice hai capelli neri... Ho castani, ma non posso aiutarti, grazie. Io ora vi arresto a occhio, come al solito. Mi dispiace, ma non posso aiutarti. E io vorrei capire se almeno uno dei due discuti degli interessi, tipo, secondo me è lui comunque. Altre... Volevo fare imparare a conoscere. Aspettate, scusa, ma se io lo faccio, perché il giorno lavorativo, no, amo, aspetta, resta fino a tardi. Io... Chiedi del sospetto di nuovo, vediamo se a sto giro magari mi sa dire qualcosa in più. Che rottura. Allora, lui è indicato da questa parte, quindi non è lui, secondo me. Aspetta, anche lui sta indicando. Ok, è tra questi, raga. Allora, oh mio Dio. Ah, c'è un impara a conoscere, c'era un impara a conoscere. Chiedi del sospetto, hai già chiesto... Raga, è uno di questi due, ma sono indecisissimo, non voglio sbagliare. Impara a conoscere, vediamo, magari uno dei due è ambizioso, ti immagini, speriamo. Io faccio anche a lui un impara a conoscere. Spero non sia Clemente Gelo, sincero. Figlio delle isole, no. Oddio, impara a conoscere anche lui. Vediamo, speriamo che è ambizioso. Comunque, sto tipo è proprio dramatic. Se ci fosse, chiedi del. No, non possiamo. Uffa. Complimento sincero. Allegro. Ah, c'è un altro. Chiedi del sospetto. Aspetta, chiedi del sospetto. Se si alza e mi indica da questa parte, magari potremmo arrestare lui, ragazzi. Mattia Sierra, vediamo se lui mi dice qualcosa. Forse ci dà un'indicazione, raga. Ah, si alza e ci dice. È lì, quindi è lui, raga. Arresta. Secondo me è lui. Non è quello il sim che stai cercando? Zazazazza. Dai, hanno indicato tutti e due. Sei tu. Sei tu. Nuovi arresti. Nuovi arresti, nuovi casi. Adoro, ragazzi. Adoro. Adoro. Cioè, ditemi quello che volete, ma io adoro arrestare la gente. Comunque, questo episodio durerà tipo tantissimo. Speriamo di aver risolto il caso, però, a questo punto. Altrimenti la prendiamo a quel beneamato posto, ragazzi. Ormai i caricamenti adesso saranno tipo lampo. Adesso arriveremo subito nella stazione di polizia. Raga, scusate se questo video è lungo, ma Sierra ormai questi episodi li faccio una volta alla settimana, quindi devo fare degli episodi più lunghi. Poi ogni volta mi scrivete: ah, l'unico problema di questo video è che è durato troppo poco. Il che mi rincuora. Però io ho paura a fare video troppo lunghi, raga, perché ho paura che non tutti li seguiate veramente tutti. E io vorrei che voi non vi perdeste nessun, come si dice, nessun momento magari saliente della vita dei nostri protagonisti, ecco. Quindi speriamo di aver risolto il caso, ragazzi, che magari prendiamo e becchiamo anche una promozione, perché no? E quindi ce la facciamo, computers? Secondo me sì, raga, adesso dovrei... Io mi piace portare comunque all'interno dei miei video anche la verità di The Sims. Cioè, nel senso, io penso che... Intanto sto prendendo delle Pokéball ai Pokémon. Io penso, raga, che è inutile ovattare i video. Cioè, nel senso, vogliamo giocare, vogliamo scherzare. Zitti, che forse abbiamo... Zitti, non abbiamo risolto, ragazzi. Non abbiamo ancora risolto. Interroga il sospetto. Ci dobbiamo provare, ormai a sto giro, raga, facciamo tutto. E piuttosto taglierò dei... come
come si dice, dei caricamenti per ridurre un pochino. Esplora il database. Io lo voglio interrogare lui, però. Uffa. Perché vorrei risolvere il sospettato. Cioè, vorrei risolvere il caso. Allora, aspetta. Lo stiamo interrogando e lui è scoppiato a piangere, raga. Scusa. Ma lei è bellissima che entra, ci attraversa. Rinchiudi in cella. Perché? Seleziona una porta della cella. Ok, aspettate. Allora, facciamo una cosa. Che per ora lo rinchiudiamo in cella. Libera. Seleziona un sim prigioniero per liberarlo. No, io voglio rinchiudere lui in cella, raga. E qui vorrei tipo. Impronte digitali, cioè proviamo a bloccare un attimo, aspetta, non a interrogarlo ma a prendere le impronte. Secondo me ci fa scendere tutti giù. Siamo già... Ah! Cazzarola! Noi eravamo qui, ragazzi, lo stavamo già per interrogare, porca miseriaccia. Lo voglio bloccare, cioè non lo voglio perdere, capito? Allora interroghiamolo, ma abbiamo troppo poco tempo, secondo me. Noi eravamo arrivati qui, raga, che lo stavamo quasi per interrogare, cavoli. Dai, vieni qua, siediti un po' con me a far vedere che è. Ma secondo me, raga, ora finisce la giornata di lavoro. Ho perso tempo, cavoli. Non c'è spazio. Vabbè, che dobbiamo fare? Libera, no? Io volevo chiudere lui in cella. Vabbè, ragazzi, comunque, io direi che questo episodio per ora può terminare qui. Io magari cerco di bloccare lui qui nella stazione di polizia, così che nel prossimo possiamo finalmente interrogarlo e magari anche arrestarlo davvero e diciamo chiudere il caso, risolvere il caso. Spero che comunque vi siate divertiti, ragazzi, con questo episodio stralungo. Io nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un mi piace, a commentare e soprattutto ragazzi anche a seguirmi su Instagram. Trovate in descrizione credo il link che vi porti ad Instagram o comunque nella pagina del mio canale. E nulla raga, io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!